dalle nostre prime rilevazioni empiriche direi che la maggior parte delle scuole hanno mediamente il 30% dei posti non coperti da docenti, una situazione che si è venuta a creare in seguito a una cattiva gestione dei processi da parte del Ministero, che ha rifiutato ogni intesa sindacale, ogni relazione sindacale. Questo ha portato sicuramente a questa situazione di caos, a regole che sono saltate e a diritti che sono stati lesi. Tra i primi problemi sicuramente c'è quello della mobilità, una mobilità che è avvenuta con un mare di errori e che quindi crea una situazione di grande instabilità. Perché? Perché in seguito ovviamente a questi errori il Ministero stesso, resosi conto della confusione creatasi, ha invitato i docenti a presentare domande di conciliazione. Quindi è ovvio che ad anno scolastico iniziato, perché ricordo l'anno scolastico non inizia con l'avvio delle lezioni, ma col 1° settembre, c'è tutta una fase importantissima di progettazione, molti docenti sono ancora in attesa di sapere quale sarà la destinazione dell'anno scolastico in corso. Ricordo che in Italia soltanto per quello che riguarda la scuola primaria sono state presentate 4.000 domande di conciliazione. Quindi le operazioni sono sicuramente in grande ritardo, perché dopo queste assegnazioni, diciamo così, ci saranno le assegnazioni provvisorie e poi dovranno essere fatte le nomine che fino al 2015-2016 sono avvenute tutte entro il 31 agosto, oggi devono ancora essere avviate. Per la maggior parte delle classi di concorso le graduatorie d'esaurimento sono esaurite e i concorsi sono ancora in alto mare. Io faccio l'esempio dell'Emilia Romagna. In Emilia Romagna, per esempio, moltissime classi di concorso, e tra queste anche scuola dell'infanzia e scuola primaria, direi che sono quelle più corpose, non sono ancora stati pubblicati i risultati degli iscritti, quindi siamo ben lungi dall'avere una graduatoria a cui attingere. Quindi sicuramente questa è una situazione di grande caos, a cui si aggiunge poi tutto il meccanismo della chiamata diretta da parte dei dirigenti scolastici. Io credo davvero che in questo avvio di anno scolastico assistiamo a un caos che non si era mai visto prima. Situazioni in cui i lavoratori docenti si trovano a doversi trasferire anche a distanze di migliaia di chilometri da un giorno all'altro, famiglie disgregate eccetera, ma una situazione di grande instabilità, di grande incertezza, di grande confusione, che sicuramente non fa bene neanche alle scuole e all'offerta formativa che le scuole possono proporre alle famiglie. Dicevo appunto, questa situazione sta a documentare il fallimento e l'incapacità di un'amministrazione che è stata incapace e continua a essere incapace di governare i processi complessi e di garantire i diritti e il rispetto delle regole.